Buongiorno a tutti, sono Maddalena Maria della classe terza D del liceo scientifico Gian Domenico Cassini, scuola che ormai da tempo collabora con l'Associazione Astrofili Polaris per un progetto di scuola lavoro. Oggi la conferenza ha titolo L'altra faccia della spirale, la materia oscura. La relatrice è Alessandra Raffaele, presidentessa dell'Associazione Liberi Astrofili Polaris, nonché docente di alcuni corsi di astronomia che vengono tenuti presso il nostro liceo, il liceo Cassini, e presso la sede dell'Associazione Polaris. Inoltre, Alessandra tiene regolarmente delle conferenze, come oggi, al Museo di Storia Naturale. Alessandra è appassionata fin da bambina di astronomia e ha infatti seguito molti corsi specialistici di astrofisica presso l'Osservatorio Astronomico della Val d'Aosta e inoltre anche presso l'Unione Astrofili Italiani, l'UAI. Il tema della conferenza è la materia oscura, perché infatti il nostro universo, le galassie, i pianeti, le stelle sono formate dalla materia che tutti conosciamo, materia che sappiamo essere formata da protoni, atomi, a loro volta formati da protoni, elettroni e neutroni. Tuttavia dobbiamo sapere che il 26% del nostro universo è formato in realtà da una materia fino a poco tempo non sconosciuta, appunto per questo chiamata materia oscura. Di cui sappiamo l'esistenza solamente grazie a prove indirette. Per questo, durante questa conferenza, viaggeremo nella nostra galassia alla ricerca di una nuova branchia dell'astrofisica e a una nuova branchia della scienza, dove appunto l'astrofisica e l'astronomia si unisce anche con la fisica delle particelle. Cercheremo quindi di avere una nuova visione dell'universo che ci circonda. Con questo io vi ringrazio e lascio la parola. Grazie di essere così numerosi, è un onore per me, siete veramente gentilissimi. Purtroppo, come sentite dalla mia voce, da ieri sera sono quasi completamente afona, quindi ho questa voce terrorizzante da mostro di fantascienza che anche in tema un po' con l'argomento e io mi scuso, però spero che mi sentiate o di essere chiara ugualmente. Benissimo. Allora, iniziamo. Prima di tutto vorrei presentarvi mio nipote Francesco, che mi farà da assistente in questa conferenza. E Francesco, vuoi dire la tua età, Francesco? 7 anni e mezzo. Francesco ha seguito i corsi di astronomia per ragazzi presso la nostra sede per 2 anni di seguito. L'ho costretto praticamente, essendo mio nipote, non aveva possibilità di scegliere, l'ho obbligato. No, scherzi a parte, comunque è stato molto attento e sempre interessato. E quindi farà da regista perché mi manderà avanti le slide. E farà la mia assistente. Allora, andiamo avanti, Francesco. Allora, iniziamo un viaggio alla ricerca del lato oscuro dell'universo, di tutto ciò che c'è, ma che noi non vediamo. Francesco, cosa ti ricorda, per esempio, questo simbolo? È la maschera di Star Wars. Bravissimo, Star Wars. Quindi, il lato oscuro dell'universo passiamo stasera, cioè oggi pomeriggio noi passeremo tutti al lato oscuro come in Star Wars, ma in un modo un pochino più complicato. Andiamo avanti. Allora, innanzitutto è tutta colpa delle galassie. Le prime ipotesi di materia oscura furono fatte in seguito a studi approfonditi sulle galassie. Prima di procedere, un brevissimo ripasso introduttivo. Che cosa sono le galassie? Le galassie sono degli enormi sistemi legati insieme gravitazionalmente,
e sono composti da stelle, stelle come il nostro Sole o stelle anche più grandi o più piccole e varie tipologie stellari, da pianeti, e devo dire che ci sono molti più pianeti di stelle in una galassia, perché ogni stella può avere vari pianeti, il nostro Sole per esempio ha 8 pianeti nel sistema solare che orbitano intorno a lui, e poi da gas, principalmente da gas idrogeno ed elio, che sono i due gas più abbondanti dell'universo. Io dico sempre, se mi chiedono da che cosa è fatto l'universo, dite pure che è fatto di idrogeno, perché tanto non sbagliate. L'idrogeno è il gas più semplice, che è formato, i cui atomi sono formati da un solo protone nel nucleo, attorno a cui orbita un solo elettrone. E poi l'elio. L'elio invece è il secondo gas più semplice e ha due protoni nel nucleo insieme a due neutroni e attorno al quale orbitano due elettroni. E poi è formata una galassia formata da polveri, tantissima polvere, soprattutto silicati. Ma vedremo che è anche formata, le galassie sono anche formate da materia oscura, che possono avere varie forme. La fotografia che vedete qui riportata è una fotografia di una bellissima galassia cosiddetta spirale, perché questa forma ci ricorda appunto la forma geometrica della spirale, e tutte le galassie spirali ruotano intorno a un nucleo centrale. Andiamo avanti. Allora, come ho detto, le galassie possono avere varie forme, c'è una morfologia molto estesa, e in queste fotografie di vere galassie vediamo in alto a sinistra la galassia ellittica, per esempio delle galassie ellittiche. Le galassie ellittiche, a differenza delle galassie a spirali, sono delle galassie che hanno una forma diciamo a forma ovoidale, un po' a forma oblunga, sembrano dei palloni da rugby praticamente, e non hanno strutture interne, non hanno dei bracci di spirale, dei bracci come le galassie a spirale. E poi ci sono le galassie lenticolari. Le galassie lenticolari hanno, lo dice il nome, hanno la forma di lente, sono abbastanza schiacciate, piatte come una lente, ma anch'esse non hanno struttura interna, non hanno dei bracci praticamente come le galassie a spirali. Poi di galassie a spirali ci sono varie forme, galassie a spirali, spirali intermedie, galassie a spirali barrate, perché nel loro nucleo hanno le stelle, i gas e le polveri, hanno assunto una figura geometrica allungata che somiglia a una sbarra. Dall'estremità della sbarra si dipartono poi i bracci di queste galassie a spirale. E poi ci sono le galassie irregolari, lo dice il nome, e le galassie irregolari non hanno una forma precisa. Andiamo avanti. Allora, ma alle galassie non piace stare da sole. Le galassie si concentrano tutte e si radunano per la forza di gravità, che è il motore un po' del nostro universo, si raggruppano in gruppi, in ammassi e in superammassi di galassie. Vediamo in queste foto due bellissime fotografie di superammassi di galassie. Quello a sinistra, Hubble 2744, Hubble è un catalogo di ammassi di galassie. Questa è codificata con questo numero, 2744, dista 3 miliardi e mezzo di anni luce da noi ed è in direzione della costellazione dello Scultore, che è una costellazione che si osserva non alle nostre latitudini ma soltanto nell'emisfero australe, nel sud del mondo possiamo dire. E l'altro è un altro ammasso, l'ammasso 370, ancora più lontano, 4,8 miliardi di anni luce, nella costellazione della Balena. E vedete, ecco una cosa caratteristica, ogni puntino, ogni luce che vedete in queste fotografie non è una stella, ma sono intere galassie. Quindi ogni galassia a sua volta è formata da centinaia di miliardi di stelle. La nostra galassia, per esempio, è formata da circa
200 miliardi di stelle. Quindi, questo per darvi il numero, l'idea del numero di stelle che ci sono nell'universo. Ogni galassia ne contiene centinaia di miliardi. E questi ammassi, i superammassi poi sono ancora più grandi, perché i superammassi contengono al loro interno degli ammassi di galassie. Ogni ammasso di galassie, ci sono ammassi più piccoli, ammassi più grandi, possono contenere da poche decine di ammassi a fino a migliaia di ammassi. Quindi stiamo parlando di numeri veramente al di là di ogni immaginazione. Allora, ma iniziamo la nostra storia e alla ricerca della materia oscura. E la nostra storia inizia con Fritz. Fritz Zwicky è un astronomo svizzero che però è vissuto gran parte della sua vita sempre negli Stati Uniti, dove insegnava, era professore all'università, era professore di fisica teorica e di astrofisica. Fritz, vedete lì le sue date, la sua data di nascita e la sua data di morte, nel 1933 per primo ha ipotizzato l'esistenza di questa famosa materia oscura. Vedete in questa fotografia, capite già da questa foto che Fritz era un personaggio. Allora, aveva un pessimo carattere e pensate, ed era inviso ai suoi colleghi ricercatori, pensate che Fritz Zwicky chiamava i suoi colleghi bastardi sferici, perché diceva che erano bastardi da qualunque lato li si guardasse, quindi che avevano questa simmetria sferica. Cosa che adirava molto i suoi colleghi, immagino, e tra l'altro aveva veramente un pessimo carattere, però era un genio, molto in gamba, parlava correttamente 17 lingue e oltre ad aver ipotizzato la materia scura, ha ipotizzato anche l'esistenza delle stelle di neutroni. Le stelle di neutroni sono dei relitti stellari, quel che resta dopo l'esplosione di una stella di grande massa, di una supernova, e sono estremamente dense, composte solo da neutroni. Ma queste stelle furono scoperte solo, lui le ha ipotizzate nel 1934, ma furono scoperte solo nel 1967 da un'astronoma, dall'astronoma Bell. È un destino di Zwicky che lui faceva le ipotesi ma non le dimostrava sperimentalmente, e chi poi dimostrò sperimentalmente le sue ipotesi furono tutte donne. È un destino, non so se sarebbe stato felice di questa cosa o se si fosse, o se si sarebbe arrabbiato. Comunque pensate che era anche un grandissimo scopritore di supernove. Ha scoperto da solo o insieme ad altri ben 123 supernove, ovvero stelle, esplosioni di stelle di grande massa. Ma vediamo come ha fatto. Ah, poi vedete dalla foto, notate la sua cravatta. Amava vestirsi in modo molto originale. Questa cravatta ricordano le cravatte di cuoio dei cowboy americani. Andiamo avanti. Allora, come ha fatto Zwicky a ipotizzare questa materia oscura? Zwicky si è messo a studiare gli ammassi di galassie, di cui abbiamo appena parlato. In particolare studiò l'ammasso della Chioma, che è un grandissimo ammasso di galassie, distante 350 milioni di anni luce da noi, e che si trova nella direzione della costellazione della Chioma di Berenice. Questo ammasso contiene più di 3.000 galassie. Ma allora lui per prima cosa si mise a stimare la massa dell'ammasso, stimando la massa di ogni galassia, deducendola dalla luminosità della galassia stessa, contando, per così dire, il contributo luminoso della galassia prodotto dalle stelle, ovviamente, quindi che era indicatore della quantità di stelle contenute in quella galassia. E poi sommò tutte le masse delle galassie per avere una stima totale dell'ammasso di questo ammasso di galassie, dell'ammasso della Chioma.
Dopodiché cosa fece? Ottenne una seconda stima indipendente della massa dell'ammasso basandosi sulla velocità delle galassie dell'ammasso. Lui praticamente verificò quanto la velocità delle singole galassie dentro questo ammasso e verificò che avevano delle alte velocità. Ora, andiamo avanti. Quindi, con sua grande sorpresa, questa seconda stima che ha fatto delle velocità delle singole galassie all'interno dell'ammasso, praticamente questa veniva fuori perché c'è un famoso teorema, detto teorema del viriale, che dice che l'energia in un sistema chiuso come può essere quello di un ammasso di galassie, l'energia cinetica, cioè l'energia del movimento, della velocità, possiamo dire in modo approssimativo e semplificato, deve essere un mezzo dell'energia potenziale, cioè dell'energia gravitazionale che è data dalla massa delle galassie. Ma con il teorema del viriale non veniva rispettato in questo caso, perché l'energia cinetica non era un mezzo di quella della massa delle galassie, ma era molto più alta. Cioè praticamente con la velocità che avevano, queste galassie, questo ammasso avrebbe dovuto disgregarsi, non poteva restare unito, avremmo dovuto vedere le galassie tutte in fuga dentro l'ammasso una dalle altre, e quindi che cos'era che teneva insieme queste galassie all'interno dell'ammasso? Ci doveva essere una massa che noi, invisibile ai nostri occhi, che noi non vedevamo, che agiva gravitazionalmente, che provocava energia potenziale gravitazionale e che appunto agiva sulla velocità delle singole galassie dell'ammasso. E quindi lui ottenne dei dati altissimi rispetto a quelli che si aspettava. Andiamo avanti. Ma dopo Zwicky ha ipotizzato questa cosa e chi l'ha dimostrata sperimentalmente fu Vera Rubin. Vera Cooper Rubin. Rubin era il cognome da sposata del marito. Vera Rubin, come vedete dalle sue date di nascita e di morte, è morta 3 anni fa all'età di 88 anni e mezzo. Fu un'astronoma americana e qui vedete una giovanissima Vera Rubin in queste foto mentre lavorava, e la foto più famosa è la foto in basso a destra, quella che, dove si vede la Rubin intenta a studiare gli spettri delle galassie. E allora Vera Rubin in realtà ha avuto grosse difficoltà nella sua carriera, perché negli anni 50, alla fine degli anni 50, fu rifiutata, voleva andare a studiare nella prestigiosa università di Princeton in America, ma fu rifiutata da questa università, perché per una regola universitaria le donne non erano ammesse. E pensate che questa regola universitaria è rimasta in vigore a Princeton fino al 1975. Quindi Vera però cosa ha fatto? Non si è scoraggiata, è andata a bussare a tutte le porte delle università americane, finché poi non le fu aperta la porta della Cornell University, dove lei si laureò e completò gli studi. E lei è una persona molto, molto tenace e molto costante. Qui vedete una infografica disegnata, che è molto carina, di Vera Rubin con alcuni suoi dati, dove c'è scritto che le è stato dedicato un asteroide addirittura, e è stato dedicato un asteroide anche a Zwicky. Addirittura a Fritz Zwicky è stato dedicato anche un cratere sulla Luna, quindi se osservate la Luna c'è il cratere Zwicky. E lei fu anche paladina dei diritti delle donne nella scienza. Avendo lei avuto così tante difficoltà, si è sempre prodigata per le sue studentesse e ha sempre fatto molta divulgazione cercando appunto di aiutare le ricercatrici. Andiamo avanti. Come ha fatto Vera Rubin a scoprire la materia oscura? Anzitutto Vera Rubin non ha studiato gli ammassi di galassie come Zwicky. Vera Rubin si è messa a studiare le singole galassie e si è messa a studiare la velocità di rotazione delle stelle all'interno delle singole galassie.
Qui vediamo, per esempio, la galassia di Andromeda. La galassia di Andromeda è una galassia spirale, è la grossa galassia più vicina a noi, che dista circa 2,2 milioni di anni luce, è più grande della nostra, ha circa 400 miliardi di stelle. Allora, su quest'asse cartesiano, vedete riprodotto sull'asse orizzontale, l'asse delle X, della scisse, la distanza dal centro, in anni luce dal centro della galassia, e sull'asse delle ordinate, l'asse Y, vedete riportata la velocità di rotazione in chilometri al secondo. Guardate solo la curva rossa. Allora, Vera Rubin, seguendo le leggi della gravitazione universale, le leggi di Newton, della meccanica newtoniana, stimò che in un sistema le stelle più lontane dal centro devono ruotare più lentamente, mentre le stelle più vicine al nucleo galattico, dove c'è maggior concentrazione di stelle e quindi maggiore massa, devono ruotare più velocemente. E si aspettava che, vedete la curva rossa che decresce, che le velocità decrescessero man mano che ci si allontana dal centro. Quello che trovò fu esattamente una cosa diversa. Lei sperimentalmente osservò la curva bianca, vedete, che le velocità rimangono pressoché invariate, non diminuiscono all'allontanarsi dal centro. E questo è veramente strano, perché secondo la meccanica di Newton non dovrebbero farlo. La meccanica di Newton, la legge di gravitazione universale, è quella che funziona benissimo nel nostro sistema solare e anche in piccole parti della nostra galassia, funziona benissimo. Vediamo qui, ecco, scusate, ecco. Vi devo dire anche questo, che la Rubin negli anni 70 studiò le curve di rotazione delle galassie spirali e cosa fece? Cominciò a studiare, prima ci sono varie parti della galassia, e prima cominciò a studiare quelle più vicine al centro, poi sempre man mano quelle più lontane dal centro. Studiò anche quelle lontanissime dal centro, non ci sono più stelle, ci sono nubi di gas, ma le nubi di gas sono composte di idrogeno. L'idrogeno molecolare, gli atomi di idrogeno, dunque non emettono luce nel visibile, non possiamo vedere con i nostri occhi, ma emettono luce in una lunghezza d'onda, la famosa lunghezza d'onda dei 21 centimetri, che è rilevabile dalla nostra tecnologia, dai nostri spettri, dai nostri telescopi, i microonde. Quindi lei vide che queste nubi di idrogeno che erano alla periferia della galassia andavano sempre molto velocemente, non decresceva. Vedete qui la formula che si vede meglio qui di seguito, vai avanti Francesco. Ecco perché questa formula, guardate, V uguale radice quadrata di G, indichiamola con il mouse, Francesco, anche se bianco su bianco non si vede tanto, non si vede, è uguale alla velocità in un sistema, è uguale di un corpo, è uguale alla radice quadrata di G, che è la costante gravitazionale di Newton, è un numero fisso, quindi non importa, a noi in questo caso non importa, moltiplicato la massa centrale attorno a cui orbita un corpo è divisa per il raggio, cioè la distanza da quel corpo. Ma è più facile a mostrarlo nel nostro sistema solare. Questo è un grafico con la velocità di rotazione del sistema solare. Quindi notate che tutti i pianeti del nostro sistema solare, praticamente i pianeti più vicini al Sole, come Mercurio, Venere, anche la Terra e Marte, hanno un'altissima velocità di rotazione intorno al Sole. Man mano che ci si allontana con i pianeti più lontani, quindi Marte, Giove, Saturno, Urano, Nettuno, fino a Plutone, che è il corpo più lontano, vedete che la velocità decresce. Questo è confermato anche dalle leggi di Keplero, che ci dicono che nel nostro sistema solare i pianeti più esterni orbitano più lentamente e i pianeti più interni al Sole,
orbitano più velocemente. Nel nostro sistema solare la maggior parte della massa risiede nel Sole. I pianeti più vicini orbitano velocemente anche perché altrimenti non sarebbero in equilibrio e verrebbero attratti dal Sole, praticamente cadrebbero sul Sole. La velocità mantiene stabile le loro orbite. Quindi Vera Rubin si aspettava di trovare nelle galassie un andamento di questo tipo, un andamento kepleriano, secondo le leggi di Keplero. Ma non fu così. Come ha fatto Vera a calcolare la rotazione di una galassia? Con l'effetto Doppler. Allora, qui è simulato lo schema di una galassia spirale. Se noi dalla Terra osserviamo una galassia spirale, ci sarà un lato, una parte della galassia, magari la parte A, che viene verso di noi, perché la galassia ruota intorno al suo centro, e una parte, la C, che ruotando, mentre completa la sua rotazione, si allontana da noi, dal nostro punto di vista. E quindi noi, esaminando la luce che viene dalle stelle di quella galassia, luce bianca che può essere scomposta in tutti i colori dell'arcobaleno, e questo si viene chiamato lo spettro della luce, fare lo spettro di un'onda elettromagnetica vuol dire dividere tutte le sue frequenze che appaiono con diversi colori. In questi spettri della luce stellare appaiono sempre delle righe verticali che vengono chiamate righe di assorbimento o di emissione, a seconda che se il gas emetta o assorba, che sono le righe tipiche dei gas che compongono dei gas dell'atmosfera stellare o dei gas che sono frapposti tra la stella e noi, perché questi gas assorbono una parte della luce della stella. Cos'hanno di importante queste righe che appaiono nello spettro stellare? Hanno di importante che noi le conosciamo molto bene, le possiamo riprodurre per ogni elemento chimico in laboratorio, quindi conosciamo che posizione deve avere la linea di assorbimento dello spettro dell'idrogeno, per esempio, o dell'elio o di altri elementi chimici. L'effetto Doppler è l'effetto secondo cui, se queste righe ci appaiono nella scomposizione dell'onda elettromagnetica delle varie frequenze più verso il rosso, vuol dire che la galassia che quella parte di galassia si sta allontanando da noi. Quindi, nell'esempio, la parte C che si sta allontanando da noi, vedete che C ha le righe di assorbimento spostate verso il rosso. Spostamento verso il rosso in inglese si chiama redshift. Invece la parte A, che si sta in quel momento, a causa della rotazione della galassia, avvicinando verso di noi, le righe di spostamento, le righe di assorbimento saranno spostate verso il blu, il cosiddetto spostamento verso il blu, blue shift. E quindi con questo sistema di spettrometria Vera Rubin poté calcolare la velocità di rotazione di varie parti delle galassie e si accorse, come abbiamo detto prima, che non diminuivano. Andiamo avanti. Allora, nello specifico qui abbiamo le velocità di rotazione delle stelle della nostra galassia. La nostra galassia si chiama Via Lattea. Vedete che qui il nostro Sole, che è una stella posta alla periferia della nostra galassia, a circa 20.000 anni luce dal centro galattico, la velocità del Sole, secondo la dinamica newtoniana, dovrebbe essere di 160 km al secondo. Ma, come potete vedere, la velocità del Sole non diminuisce, anche se il Sole è una stella in periferia, è alta, è circa 220 km al secondo. Il nostro Sole è una stella che sfreccia nella galassia a 220.000 km al secondo. 220 km al secondo. E questa differenza è dovuta alla presenza di massa invisibile, massa in più, che noi non riusciamo a vedere, ma di cui sentiamo gli effetti gravitazionali. Andiamo avanti. Allora, praticamente, in questa GIF animata, vedete a sinistra
la rotazione più lenta di come ci aspettiamo che sia la rotazione di una galassia a spirale, e a destra invece vediamo una rotazione più veloce. La nostra galassia e le altre galassie a spirale esaminate da Vera, sono tantissime, quasi un centinaio, ruotano tutte più velocemente del previsto. Andiamo avanti. Praticamente si è scoperto, attraverso gli studi di Zwicky e della Rubin, che le galassie sono composte anche da aloni di materia oscura che circondano le galassie, perché altrimenti queste stelle esterne schizzerebbero via, no? Cos'è che le trattiene? Sono vasti aloni di materia oscura che circondano le galassie. Vera, questa è una sua fotografia di quando era meno giovane, diciamo più matura. Vera, questa è una sua frase, dice: nelle galassie a spirali la proporzione tra materia oscura e materia luminosa è di 10 a 1. Questa forse è anche la proporzione fra la nostra ignoranza e il nostro sapere. Una frase molto saggia. Sappiamo di non sapere. Però ho citato questa frase perché contiene anche un dato numerico estremamente esatto. Secondo anche le misure, non solo sue ma successive di tutti gli astronomi successivi, la materia luminosa delle galassie, di quella che possiamo vedere, è solo il 10%. Tutto quello che ci appare luminoso in questa fotografia, per esempio, delle galassie, che sono tutte stelle, rappresenta solo il 10% la materia visibile. Il 90% è materia oscura. Andiamo avanti. Ma nelle galassie il 90% è la materia oscura. Invece, a livello cosmico, la percentuale di materia oscura solo per quanto riguarda la materia è leggermente più bassa. Come vediamo, è dell'85% e non del 90%. Questo perché? Allora, intanto vediamo che nel cosmo, se parliamo di materia, l'1% è composto da stelle, il 7% da gas, l'altro 7% da un gas diffuso, in realtà credo che sia un errore qui, è polveri, e il resto da materia oscura, quindi noi vediamo soltanto la punta dell'iceberg. Perché a livello cosmico la percentuale di materia oscura è leggermente più bassa? Perché tra una galassia e l'altra c'è del gas intergalattico. Il gas intergalattico, tipicamente idrogeno, è la massa predominante molto di più della massa delle singole galassie. Quindi capite bene che se noi facciamo il budget della materia a livello non di singola galassia, ma a livello di ammassi di galassie, dobbiamo calcolare anche il gas che troviamo tra una galassia e l'altra, il gas intergalattico, e quello è il gas che però non riusciamo a vedere, perché noi rileviamo la famosa lunghezza d'onda di 21 cm delle nubi molecolari di idrogeno, e quindi lo rileviamo e possiamo dire che è la maggior parte della materia ordinaria che noi conosciamo. Ma se esaminiamo il budget dell'universo, non solo della materia, ma della materia e dell'energia, scopriamo una cosa molto più inquietante. Noi scopriamo, come vediamo in questo grafico a torta, che noi conosciamo solo il 4,9% della materia ordinaria. La materia ordinaria è la materia composta da atomi che contengono protoni e neutroni. Quindi la materia ordinaria siamo noi, perché noi siamo composti di atomi. La materia ordinaria siamo noi, il pianeta Terra, i pianeti, le stelle, le polveri, qualunque cosa, le galassie, questa è materia ordinaria. Poi c'è un 26,8%, circa il 26% di materia oscura. Vedete che bravo Francesco, cioè, ogni volta che parlo notate che cerca con il mouse di indicare quello che sto dicendo, bravissimo, grazie Francesco, di materia oscura, è il 26%. Quindi vedete che materia
non è materia ordinaria, perché come vedremo ampiamente più avanti, come spiegheremo, non è materia costituita da atomi, non è materia costituita da protoni e neutroni, quindi non è materia barionica. I fisici definiscono materia barionica, i barioni sono tutto ciò che è composto da protoni e da neutroni, noi siamo materia barionica. Ma la materia oscura no, perché altrimenti noi la vedremmo. Non la vedremo nella luce visibile, ma le vedremo in altre frequenze, dall'infrarosso all'ultravioletto, alle onde radio, ai microonde, invece non la vediamo. Deve essere materia che non emette radiazione elettromagnetica. Ed è 5 volte circa la materia ordinaria. Vedete che 26 è più grande di circa 5 volte quel 5% scarso di materia ordinaria. Ma una cosa ancora più inquietante è che il 68% dell'universo è composto da energia oscura, una sorta di energia che è la causa dell'accelerazione dell'universo, del fatto che l'universo sta accelerando e che le galassie stanno, cioè che lo spazio tra le galassie sta aumentando, il nostro universo si sta espandendo. In questa sede non parleremo di energia oscura, perché ci sarebbe da dedicare un'intera conferenza all'energia oscura, e ci dedicheremo alla materia oscura. Andiamo avanti? Allora, ci sono un sacco di comunque alternative all'ipotesi della materia oscura, le teorie MOND, le teorie che modificano la dinamica newtoniana. MOND, praticamente queste teorie sostengono che non c'è bisogno, per spiegare gli effetti gravitazionali strani che vediamo nella rotazione delle galassie, di ipotizzare una forma di materia come la materia oscura, non c'è bisogno, perché in realtà c'è bisogno, sostengono che la nostra legge di gravitazione universale è sbagliata, cioè non è sbagliata, funziona benissimo alle nostre scale, ma su larga scala, su distanze cosmiche, non funziona, va tarata, vanno cambiati alcuni parametri. Chi ci dice che la teoria di gravitazione universale funzioni esattamente anche a scala cosmica? Magari ci sono dei valori leggermente diversi su quella scala e loro sostengono che va cambiata la teoria di gravitazione universale. Queste ipotesi sono logiche e rispettabilissime, però devono essere ovviamente dimostrate con studi scientifici, e nessuno ancora è riuscito a dimostrarle. Ci sono molte più prove, paradossalmente, della materia oscura, dell'ipotesi materia oscura, che prove di questa teoria modificata della gravità. Andiamo avanti? Allora, ma parliamo di gravità. La gravità, Newton intendeva la forza di gravità come forza di attrazione tra due corpi, e noi siamo abituati a pensare in modo newtoniano, ancora adesso intuitivamente. In realtà, e diciamo anche così, in realtà Einstein ci ha insegnato che non è esattamente così, che i corpi non si attraggono, non esiste una forza che li attrae, ma si vanno incontro l'uno con l'altro perché seguono la geometria curva dell'universo. Qui vedete delle raffigurazioni appunto del tessuto dello spazio-tempo, come lo definiva Einstein, dell'universo. Einstein sostiene che lo spazio-tempo è curvo e che è la materia che curva lo spazio. Qui vedete un disegno della nostra Terra con la nostra Luna, è immerso in uno spazio che si curva, perché la massa della Terra e ancora di più la massa delle stelle, che sono molto masse maggiori rispetto a quelle dei pianeti, curvano lo spazio-tempo. E vedete nella foto in alto a destra, praticamente la Luna orbita intorno alla Terra non perché è attratta da una misteriosa forza di gravità, ma perché segue la linea curva dell'affossamento che crea la Terra nel tessuto dello spazio-tempo, e non può far altro che girare, seguire quella linea curva e ruotare intorno alla Terra.
Allora, quella che vi ho messo è la teoria della relatività generale di Einstein, che è molto complessa, non ho certo la presunzione di spiegarvela, anche perché non sarei in grado di spiegarla correttamente, è molto complessa, ma a sinistra, tutto quello che vedete a sinistra del segno uguale, nella formula di Einstein, rappresenta lo spazio e il tempo, e tutto quello che è messo a destra rappresenta la materia, cioè la massa dell'universo. A seconda, quindi capite intuitivamente, non importa fare i calcoli, conoscere le formule, capite intuitivamente, che qualcuno comunque l'ha dimostrato e sono stati ampiamente fatti, che se voi cambiate dei parametri a sinistra, se cambia lo spazio-tempo, la geometria, la materia a destra si muoverà, percorrerà in un modo diverso, e se aumento la materia a destra dell'equazione, di conseguenza mi cambia anche la geometria dello spazio-tempo. Più le masse sono grandi della materia, più lo spazio-tempo si incurva. E qui in basso vedete un esempio, noi siamo sul pianeta Terra, che Francesco indica col mouse. Se vogliamo osservare una galassia distante, se la luce di questa galassia per arrivare fino a noi trova lungo il suo percorso tanta massa, per esempio altre galassie, la luce verrà curvata. La luce non è che è attratta dalla massa per la forza di gravità, la luce viaggia sempre in linea dritta, quindi se trova un percorso curvo, una geodetica curva, non fa altro che seguire la curva. E noi vediamo questa immagine distorta, ma ne parleremo ampiamente dopo. Questo è il fenomeno delle lenti gravitazionali, che io dobbiamo un attimo ripassare, perché sarà fondamentale per l'evidenza più grande che abbiamo della materia oscura, di cui vi poi voglio parlare fra poco. Allora, come funziona questo effetto Einstein? Praticamente, se noi dalla Terra vogliamo osservare una galassia distante, osserviamo la luce di questa galassia, ma la luce di questa galassia ha viaggiato milioni o miliardi di anni luce per arrivare fino a noi, e nel suo cammino può aver trovato delle grandi masse, per esempio degli ammassi di galassie molto massicci, quindi la luce di questa galassia è curvata e ci arriva a noi da due cammini differenti, curvati. Quindi noi prospetticamente, guardando, noi vediamo solo la luce, non vediamo il corpo che si frappone tra noi e la galassia, e la luce ci dà questa illusione ottica. La vediamo deformata, vediamo delle immagini deformate di galassie e anche multiple, più di una, come i miraggi nel deserto. Per esempio, qui si spiega meglio, ci sono anche dei telescopi spaziali che sono in orbita, come il telescopio spaziale Hubble, che è in orbita, fuori dall'atmosfera terrestre, per osservare meglio, senza il disturbo dell'atmosfera, i corpi celesti e i fenomeni e gli oggetti del cielo. Allora, se noi qui vediamo, indica Francesco, questa è una galassia lontana, e questa galassia è esplosa una supernova, cioè una stella massiccia, e ha fatto con un aumento di luminosità pazzesca. La luce di questa galassia distante, della supernova, arriva fino a noi, arriva fino al telescopio spaziale Hubble, ma lungo la strada trova una galassia molto massiccia, quindi la luce si incurva, e noi che cosa vediamo? È lì proiettata su questo schermo. Noi vediamo che la galassia lontana, con la sua supernova, la luce è distorta e formano tipicamente degli archi di luce e anche delle immagini multiple. Ci sembra a prima vista di vedere tanti oggetti, in realtà è un solo oggetto, è la luce distorta e amplificata di un solo oggetto che ci appare così distorto. Questa è una foto che dimostra quello che abbiamo appena spiegato, il sorriso di Einstein. Il sorriso di Einstein è un ammasso di galassie, quello è il loro numero di catalogo, che dista 7,5 miliardi di anni luce da noi. Questa è una fotografia del telescopio spaziale Hubble. Vedete che al centro vediamo due enormi galassie grandi che sembrano gli occhi,
tutti gli archi intorno che vedete, che sembra, sembra un volto, sembra una faccia, con un sorriso, in realtà è la luce di una galassia lontana che è dietro queste due galassie, che ci arriva distorta, e è una sola galassia, ma ci arrivano delle immagini multiple e distorte. Questa foto è anche chiamata lo stregatto, perché dicono che assomiglia al personaggio dello stregatto in Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll, oppure lo smile, sembra uno smile. Qui si apprezza benissimo questo effetto di lente gravitazionale. Perché è chiamato lente? Perché le due galassie al centro fanno da lente, cioè amplificano l'immagine della galassia retrostante, la amplificano oltre a deformarla, e quindi ha un effetto di una lente. Vediamo qui una GIF che ci spiega questo effetto. Noi vediamo una luce che arriva a noi, se questa luce trova una grande massa sul suo cammino, quindi grande energia gravitazionale, grande massa che provoca effetti gravitazionali, viene deformata la luce, viene deformata e forma quei tipici archi. Allora, la lente gravitazionale, questo effetto viene anche chiamato lensing gravitazionale, ed è osservato, osservabile. Allora, quindi questo è interessantissimo, perché ci permette questo effetto di studiare ampie parti dell'universo, non solo una singola galassia deformata, ma ampie parti dell'universo. In questa infografica noi vediamo, allora, gli ovali colorati ellittici sono le varie galassie, invece le parti grigie del disegno sono la distribuzione della materia oscura, e i quattro tubi che vediamo tutti deformati sono il percorso che fa la luce di quattro galassie distanti, che noi vediamo, come le visualizziamo, come arrivano a noi, come la deformazione che arriva a noi di queste quattro galassie. E studiando queste deformazioni, queste che adesso Francesco ci indica, bravissimo, studiando queste deformazioni, noi possiamo capire dalla deformazione quanta massa c'è in ampie, come è distribuita lungo il percorso che ha fatto la luce fino a noi, come è distribuita la materia oscura. Quindi è una sorta di carotaggio che facciamo dentro il cosmo per stabilire la quantità di materia luminosa, barionica, che vediamo, ma anche materia oscura, perché entrambe, sia la materia normale sia la materia oscura, provocano praticamente effetti gravitazionali. Andiamo avanti. Allora, nel 2020 dovrebbe partire una missione spaziale Euclid per lo studio della materia oscura, ed è una missione dell'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea. Studierà gli spettri di migliaia di galassie e studierà anche gli effetti di lensing gravitazionale che troverà nelle galassie, per capire la distribuzione e fare una mappa della materia oscura. Ma le galassie si scontrano, nell'universo le galassie si scontrano. In alto vedete una fotografia di due galassie che si stanno scontrando, in basso una simulazione al computer. Ovviamente non è molto accelerata, perché questi scontri durano milioni e miliardi di anni. Non vedremo mai in diretta uno scontro così di galassie. E la simulazione, per ovvi motivi, è accelerata. Però vi faccio solo notare una cosa: le due galassie, appena si scontrano e si trapassano, una entra nell'altra, poi per un periodo se ne vanno, sembrano andare ognuna per la propria strada, e poi ritornano indietro, di nuovo attirati dalla forza di gravità, ritornano indietro. Vedete? Però all'inizio, mantengono per inerzia il proprio moto, e anche se si attraversano vanno ognuna per la propria strada. Perché vi ho detto questo? Perché adesso
adesso parliamo della più evidente prova di materia oscura osservativa che abbiamo dell'esistenza di materia oscura. Questi sono il Ballet Cluster, un ammasso di galassie e un ammasso proiettile. Si chiama ammasso proiettile perché questa forma qui, che adesso Francesco vi indica, ricorda un proiettile, la forma del gas in rosa e rosso sulla destra. Allora, questo sono due ammassi di galassie, due, che si sono scontrati e si sono compenetrati l'uno nell'altro, però poi se ne stanno andando per la loro strada. Quindi questa immagine, questo gruppo di destra sta proseguendo per la sua strada da questa parte e quell'altro gruppo sta proseguendo dall'altra parte. Poi si riattireranno e ritorneranno indietro, però in questo momento sono in questa posizione. Quindi noi, che dista tra 7 miliardi di anni luce, noi che cosa abbiamo fatto? Allora, nel visibile, noi come luce vediamo, sono due ammassi di galassie, vediamo le singole galassie. Ed è stato colorato in blu la parte visibile che vediamo, la parte visibile con gli ammassi di galassie. Abbiamo detto che gli ammassi di galassie, la parte principale della massa degli ammassi di galassie è il gas tra una galassia e l'altra degli ammassi. Ma in questo caso lo scontro ha lasciato indietro il gas che abbiamo colorato in rosso. Perché? Quando due galassie si compenetrano, due ammassi di galassie si compenetrano, le singole galassie, essendo distanti le una dalle altre, non si scontrano, si passano, si trapassano, ma il gas che c'è tra una galassia e l'altra, il gas si scontra. Il gas, quindi, cosa succede? Che tutto l'ammasso di galassie prosegue poi in quella direzione, ma il gas si scontra e per le forze di attrito viene rallentato, viene lasciato indietro, quindi il gas è rimasto indietro, ok? È rimasto indietro. Le galassie anche sono, le singole galassie anche sono rallentate dagli effetti gravitazionali, però non sono rallentate dalle forze di attrito perché non si toccano, il gas sì. Quindi il gas è più lento, arriva un po' dopo. Dopo lo scontro rimane un po', nello scontro rimane più lento e seguirà poi sempre le galassie, ma più lentamente. Allora, sono stati trovati degli effetti di lenses gravitazionali, cioè nella parte azzurra, cioè le classiche falcette di galassie distorte, di galassie retrostanti che vengono distorte. E voi direte, beh, niente di strano perché la parte dell'ammasso di galassie, questo ammasso di galassie qua, distorce la luce di una galassia lontana. Ma sono stati fatti degli studi, la parte visibile che noi vediamo, le due ammassi di galassie, la parte blu visibile, non ha abbastanza massa, non giustifica quelle distorsioni che vediamo di effetti di lens gravitazionale. Quindi, per giustificarli, occorre molta più massa. Quindi questa è una prova della materia oscura, perché siccome noi abbiamo detto che la maggior parte della materia, degli ammassi, è data dal gas, in questo caso il gas è rimasto indietro, quindi in queste galassie è rimasto soltanto, non c'è il gas intergalattico, ma c'è anche, dovrebbe essere la zona con meno massa, però questa zona con meno massa è quella che produce gli effetti di lente gravitazionale, quindi vuol dire che in realtà è tanto massiccia da produrre questi effetti. Quindi questa vuol dire che in quelle zone blu che vedete, oltre alla materia luminosa che vediamo, la materia ordinaria, c'è anche tantissima materia oscura. E questa è considerata una delle prove osservative più stringenti dell'effetto della materia oscura, dell'esistenza, scusate. Questo è un altro, sono altri due ammassi di galassie che si sono scontrati, e in blu viene colorata la parte dei due ammassi
che vanno ognuno per la propria strada, e sempre in rosso in mezzo la parte di gas, e gli effetti gravitazionali di Lenz gravitazionale si ottengono sempre nelle parti laterali colorate in blu, dove c'è la materia delle galassie insieme alla materia oscura. Un'altra evidenza gravitazionale di materia oscura è data dalle nubi di gas, sempre negli ammassi di galassie. Gli ammassi di galassie vengono chiamati cluster. Allora, questa è un'immagine a raggi X presa dal satellite, da un satellite, sovrapposta ad una fotografia di un gruppo di galassie. Sono quelle bianche delle galassie. L'immagine mostra una gigantesca nube di gas caldo che è stato rilevato. Il gas caldo emette tipicamente raggi X, quindi è stata rilevata una quantità di raggi X. La presenza di questo gas è inspiegabile. Il gas per sua natura non rimarrebbe confinato in quel punto, ma si dissolverebbe, spanderebbe. Cos'è che tiene quel gas confinato lì? La massa delle galassie non è sufficiente, ci deve essere tantissima altra massa che noi non vediamo, che agisce gravitazionalmente, che fa sentire i suoi effetti gravitazionali e che tiene confinato lì quel ammasso, quella gigantesca nube di gas caldo. Anche perché il gas caldo, le particelle calde hanno un'elevata velocità cinetica e quindi tendono a espandersi e a disperdersi. Allora, questa invece è Dragonfly 44, una galassia che abbiamo visto che è costituita quasi interamente dal 99,99% di materia oscura. E questa immagine è un'immagine vera, sempre della chioma di Berenice, della massa della chioma di Berenice, e ha una caratteristica, si tratta di un oggetto, lo vedete, sferoidale, e studiando la velocità appunto delle stelle di questa galassia si è scoperto che è quasi interamente composta di materia oscura. Al contrario, abbiamo scoperto una galassia senza materia oscura, e questo paradossalmente è la prova che la materia oscura esiste, paradossalmente, perché questa galassia NGC 1052 DF2, il suo numero di catalogo, DF2 per gli amici, DF2 è una galassia ultra diffusa, molto tenue, tanto tenue che si possono vedere le galassie, sono visibili le galassie che sono dietro di lei, si può vedere attraverso questa galassia, e perché ha pochissime stelle. Questa galassia, sono state calcolate le velocità delle stelle in questa galassia e rispondono perfettamente alla dinamica newtoniana. Quindi qui la legge di Newton funziona e tutto quadra. Quindi non c'è materia oscura. Ma siccome qui la legge di Newton quadra, è un'ulteriore dimostrazione del fatto che la nostra dinamica newtoniana sia corretta. E che quindi quando la dinamica newtoniana non funziona, come nel caso delle altre galassie, è perché ci deve essere una sorta di materia invisibile che noi non riusciamo a rilevare. Quindi per assurdo aver scoperto una galassia senza materia oscura ci fa dire: oh, vedete che quando la materia oscura non c'è, tutte le nostre, la nostra fisica funziona, quindi è corretta, quindi è diversa dalle altre galassie, ha qualcosa di diverso dalle altre galassie, nelle altre galassie ci deve essere qualcosa di diverso. Allora, ma facciamo delle ipotesi su che cos'è questa materia oscura, assodato che c'è una materia che non vediamo. Che cosa può essere? Allora, potrebbe essere, e qui gli americani sono bravissimi, hanno ipotizzato i machos. Questo nome, machos, fatto apposta ovviamente, che ricorda i forzuti, no? Gli uomini forzuti, machos, in realtà vuol dire massive compact halo objects, cioè oggetti massicci che si trovano nella luna della nostra galassia. Questi sono
si è ipotizzato che la materia oscura possa essere composta da questi oggetti, ma questi oggetti sono tutti oggetti di fatti di materia ordinaria, come noi la conosciamo, ossia di materia barionica, perché sono composti da protoni e da neutroni. Allora, possono essere i buchi neri, che sono i relitti di grandi stelle, le esplosioni di grandi stelle. I buchi neri, voi sapete, sono oggetti peculiari, invisibili, perché neanche la luce riesce a scappare dal loro campo gravitazionale molto intenso. Le stelle di neutroni, anche queste stelle densissime, composte quasi esclusivamente da neutroni, che sono molto piccole, densissime, e che hanno una grande massa, ma essendo molto piccole non le possiamo, sono difficilmente rilevabili. Poi ci sono le nane bianche, anche queste stelle composte di materia del genere. Il nostro Sole, quando morirà, si trasformerà in una nana bianca e poi si trasformerà in una nana bruna. Le nane brune sono delle stelle che non hanno abbastanza massa per attivare le reazioni nucleari al loro interno, o non sono abbastanza grandi, sono delle specie di stelle mancate, stelle fallite. E poi ci sono i pianeti che non brillano di luce propria, quindi potremmo non vederli, sono difficilmente rilevabili. Ovviamente si pensa a pianeti molto grandi e massicci. Ho messo la foto di Giove per dare un'idea di un pianeta grande, massiccio, perché è il pianeta più massiccio del nostro sistema solare, e grandi pianeti che noi non vediamo, o polveri. Questi oggetti difficili da rilevare dovrebbero essere racchiusi nell'alone galattico. Cos'è l'alone galattico? Qui vedete un disegno della nostra galassia vista di profilo, di taglio. E quindi vedete che c'è il disco a spirale con il Sole che occupa una posizione periferica, il nucleo della galassia che è un concentrato molto denso di stelle e di materia. Intorno a questo alone, l'alone galattico, è un alone dove ci sono molti ammassi di stelle, cosiddetti ammassi globulari, o dove si possono trovare degli oggetti. Ecco, questa teoria dei Machos praticamente ipotizza che in questo alone galattico ci siano molti oggetti che noi non vediamo, ed è per questo che la materia oscura, che abbiamo detto che si trova soprattutto negli aloni galattici, cioè soprattutto distante dal centro della galassia, sarebbe la spiegazione, sarebbero questi oggetti. Ma non basta la massa di questi oggetti. Allora, abbiamo provato a studiare. Questa è la nostra galassia. Come abbiamo fatto a vedere se ci sono dei machos, degli oggetti massivi? Ci siamo messi a studiare le stelle di una piccola galassia satellite nella nostra Via Lattea, che si chiama la Grande Nube di Magellano. Ci siamo messi a studiare le stelle di quella nube e dal nostro punto di vista dobbiamo guardare quelle stelle. Se un oggetto massiccio, un macho, passa davanti, vedete qui questa palla nera, se passa davanti alla linea di vista e ci copre quella stella che stavamo osservando, magari passa un pianeta, passa una stella di neutroni, passa un buco nero, non lo so, e ci copre la visuale di quella stella, siccome però sono tutti oggetti massivi di una certa gravità, abbiamo detto la luce di quella stella sarà deviata dalla massa che incurverà lo spazio-tempo, e quindi ci sarà un effetto, viene chiamato di micro lensing, cioè un effetto di lente gravitazionale micro, più piccolo, che non ci distorcerà la luce della stella, ma ce la amplificherà. Quindi noi vedremo praticamente un aumento di luminosità pazzesco di una stella, che può durare delle ore o dei mesi addirittura, o dei giorni. E poi quando l'oggetto, il macho, è passato, noi rivedremo normalmente la stella.
Questi aumenti repentini di visibilità potrebbero però essere anche tipici intrinsecamente di stelle variabili. Quindi dobbiamo escludere prima tutte quelle stelle che sono loro stesse intrinsecamente variabili, che aumentano la loro luminosità e ce ne sono varie, sono classificate. Quindi dovremmo essere sicuri che non è un fenomeno della stella, ma è un fenomeno causato da un fenomeno ottico, microlensing gravitazionale, dal fatto che la luce di quella stella viene amplificata dal passaggio di un oggetto massivo. Secondo questi studi che sono stati fatti per l'alone della nostra galassia, abbiamo visto, pensate che in tantissimi anni di studi e di osservazioni, sapete quanti marci abbiamo scoperto? 8. Quindi la teoria del marcio non sono sufficienti numericamente a formare la quantità di materia oscura richiesta per ottenere gli effetti gravitazionali che noi osserviamo nelle galassie. Andiamo avanti? Allora, adesso dovremo parlare di un altro aspetto della materia oscura, l'importanza della materia oscura a livello cosmologico. Come ha influenzato il destino del nostro universo e come lo influenzerà? Voi sapete tutti che il nostro universo è nato dal Big Bang, cioè dall'espansione di un punto di densità altissimo e caldissimo che poi si è, appunto questa energia si è espansa e ha creato praticamente poi la materia e tutto quello che noi conosciamo. Ma 380.000 anni dopo il Big Bang, qui c'è scritto circa 400.000 anni forse, sì, sono esattamente 380.000 anni dopo il Big Bang, quando c'era questo plasma di energia e materia, perché nei primi 3 minuti furono formati i nuclei degli atomi, si formarono i nuclei degli atomi, ma non si formarono gli atomi, perché per formarsi gli atomi c'è bisogno anche, non solo dei nuclei, anche degli elettroni. E questo plasma era talmente denso e caldo che non permetteva agli elettroni di accoppiarsi con i nuclei. Quindi, ma 380.000 anni dopo il Big Bang, questo sistema di energia e di materia si raffreddò e si espanse. Raffreddandosi, gli elettroni furono catturati dai nuclei atomici e quindi poterono formarsi gli atomi neutri come noi li conosciamo. Gli atomi sono neutri perché gli elettroni hanno segno negativo e gli elettroni sono sempre in numero pari a quello dei protoni che hanno un segno positivo, quindi le cariche negative e positive si controbilanciano e l'atomo è elettricamente neutro. Gli atomi sono nati 380.000 anni dopo il Big Bang e quindi finalmente la luce, la particella della luce che si chiamano fotoni, con gli atomi che sono neutri, l'universo diventa trasparente alla luce. Quindi i fotoni, la luce poteva viaggiare, non era continuamente assorbiti e riemessi da nuclei, poterono viaggiare liberi. Quindi la luce fu 380.000 anni dopo il Big Bang e la prima luce dell'universo è questa, è la radiazione cosmica di fondo. La radiazione cosmica di fondo è la mappa del nostro universo neonato. Questa è la luce che, se noi guardiamo in tutte le direzioni e rileviamo nel microonde questa onda elettromagnetica, la rileviamo ovunque nel nostro universo, in qualunque direzione, ed è quella che deriva direttamente dal Big Bang primordiale, da 380.000 anni dopo il Big Bang. Ora, siccome si è raffreddato l'universo nel frattempo, questa onda elettromagnetica si è allungata, si è stirata, si è raffreddata, la temperatura della radiazione cosmica di fondo è di meno 270 gradi sotto lo zero, che questa è la temperatura del nostro universo, meno 270 gradi sotto zero.
E vedete, in questa mappa ci sono delle parti più chiare, delle parti più scure, corrispondono a delle anisotropie, come vengono chiamate, delle piccole fluttuazioni di temperatura dell'ordine di una parte su 100.000, però queste piccole fluttuazioni di temperatura corrispondono a una diversa densità dell'energia e della materia che era presente, una piccola differenza nella densità. Quindi abbiamo zone più dense e zone più meno dense. Questi furono i semi, questa densità di materia, i semi dove la alcina materia oscura, la materia oscura con effetti gravitazionali praticamente si aggregò a questa maggior densità, dove già c'era una densità leggera di materia con effetti gravitazionali per degli effetti di attrazione reciproca, e quindi la distribuzione di materia oscura nello spazio e le disomogeneità, cosa fece la materia oscura? Ingigantì le disomogeneità, anisotropie, e praticamente creò dei grumi di materia che attraeva gravitazionalmente altra materia. Queste erano le protogalassie. Andiamo avanti. Qui c'è uno schema di come è fatto, ma io andrei avanti, se no diventa troppo lunga questa conferenza, ma un attimo solo. Praticamente che ai tempi prima della ricombinazione si chiama il momento in cui nacquero gli atomi, sarebbe stato meglio chiamarlo combinazione perché si combinarono per la prima volta. Quindi al momento prima ancora della ricombinazione esistevano delle zone di materia oscura che poi dopo per accrescimento gerarchico si inglobarono le disomogeneità delle anisotropie di maggior densità di quel momento storico della storia del nostro universo, e quindi il gas che si raffreddava formava piano piano, attirato dalla materia oscura, delle protogalassie che poi a loro volta formarono delle galassie che si riunirono a loro volta in ammassi e in superammassi. Qua una simulazione al computer, vediamo una ricostruzione al computer dell'evoluzione della distribuzione della materia oscura nel nostro universo. Ogni cubo, il lato di ogni cubo, è una zona di universo delle dimensioni di 300 milioni di anni luce. Allora, vedete com'era la distribuzione molto omogenea di materia oscura dopo 1 miliardo di anni dopo il Big Bang, poi dopo 3 miliardi di anni e più o meno i giorni nostri, 13 miliardi e mezzo di anni dopo il Big Bang. Ricordiamo che il nostro universo ha, secondo le ultime stime, ha circa 3,7 miliardi di anni. Vedete come si è distribuita, sembra una ragnatela, la materia oscura insieme anche alla materia ordinaria, cioè praticamente creando delle strutture di ammassi di galassie e superammassi che si raggruppano in filamenti, creando dei filamenti di materia, anche dei vuoti, perché ci sono anche delle zone di vuoto dove non c'è materia o pochissima materia. Poi, questo ve lo accenno soltanto, secondo un recente studio del 2017, nell'universo primordiale sembra essere che ci fosse meno materia, fosse meno forte l'effetto della materia oscura rispetto ad oggi. Vedete a sinistra le galassie più distanti. Voi sapete che guardare distante vuol dire guardare indietro nel tempo, nel nostro cosmo, e vedete che il grafico della velocità di rotazione di questa galassia è il grafico tipico che ci si aspetta, cioè con le velocità discendenti. Invece a destra c'è una galassia vicina e vedete che il grafico indica che la velocità di rotazione rimangono pressoché costanti. Non sappiamo perché, questo è un ulteriore mistero
vero su cui dovremmo indagare, ma è uno studio recentissimo. Andiamo avanti. Mi sono accorta che sono divulgata, quindi siccome vorrei dirvi delle cose clou che sono al filo della presentazione, vado un po' di fretta. Voi sapete com'è fatta la materia, mi hanno già detto che è fatta da atomi. Il nucleo degli atomi contiene dei protoni, che sono delle particelle cariche positivamente, e dei neutroni, lo dice la parola stessa, sono delle particelle neutre, senza carica elettrica. Attorno al nucleo orbitano degli elettroni che hanno una carica elettrica negativa che compensa la carica elettrica positiva del nucleo. Andiamo avanti, ma ogni nucleo, ogni protone e ogni neutrone a sua volta è composto da altre particelle, perché i protoni e i neutroni non sono particelle elementari, ma sono delle particelle composte, composte da cosa? Dai quark. I quark, come il nome della trasmissione di Piero Angela, sono le particelle fondamentali di cui noi siamo composti. Quindi ogni protone è composto da tre quark, da tre particelle, che si chiamano i quark della materia che conosciamo, sono di due tipi, quark up e quark down. Quindi il protone è composto da due quark up e un quark down, invece i neutroni, lo vedete lì nell'immagine, è composto sempre da tre quark, ma da due quark down e da un quark up. Cioè sono due diverse composizioni di quark, niente di cui spaventarsi, è semplicemente due diverse sì. Andiamo avanti. Ma non finisce qui, perché qui arriva il nostro bellissimo modello standard delle particelle. Che cos'è il modello standard delle particelle? È un modello fisico che riprende praticamente, che spiega tra le altre cose, tutte le particelle che noi conosciamo. Allora, fondamentali. Allora, clicca un attimo Francesco. Allora, abbiamo detto che i protoni e i neutroni sono composti da quark, quark up e quark down. Vedete segnati nella fila verticale di sinistra, in cima c'è un quark up e sotto c'è un quark down, quindi i quark che conosciamo. Sotto c'è un neutrino, i neutrini sono altre particelle fondamentali, un neutrino elettronico che è abbinato all'elettrone. L'elettrone, ecco, non è scomponibile, diciamo così, è una particella fondamentale, almeno ad oggi, per quello che sappiamo fino ad oggi, è una particella fondamentale. Il neutrino si chiama neutrino elettronico perché lo troviamo associato spesso all'elettrone. Questa è tutta la materia che conosciamo, è composta da queste particelle, le particelle della prima famiglia. Ma esistono altre particelle che abbiamo scoperto, della seconda famiglia, anche una terza famiglia, che allora la seconda famiglia ha due tipi diversi di quark. Invece di avere il quark up e il quark down, ha il quark che chiamiamo charm e il quark che chiamiamo strange. Sono tutti nomi molto suggestivi che i fisici danno. E poi abbiamo un neutrino muonico e abbiamo un muone, indica Francesco. Il muone non è altro che, mi perdonino i fisici presenti in sala per questa semplificazione, non è altro che un elettrone con più ciccioni, con più massa, diciamo. E poi abbiamo la terza famiglia che è composta da altri due quark, il quark top e il quark bottom, e poi abbiamo un neutrino tauonico e il tauone, che è un tipo di neutrino ancora più massiccio, di elettrone, scusate, ancora più massiccio. Quindi praticamente queste quattro particelle violette rappresentano i sei tipi di quark che possono esistere, anche se, ripeto, la nostra materia è composta solo dai primi due quark.
Sotto abbiamo i tre tipi di neutrini che possono esistere, che esistono, che abbiamo trovato, e i tre tipi di elettrone che esistono. Noi conosciamo l'elettrone, ma esistono anche il muone e il tauone, e i tre elettrini, i tre neutrini associati a loro. Quindi sono tutte particelle qua che si trovano nei nuclei, e invece i neutrini e gli elettroni no, si trovano, gli elettroni orbitano intorno ai nuclei. E quindi, a differenza dei quark, vengono chiamati leptoni. Poi abbiamo altre quattro particelle che sono mediatori delle forze. Quello che conosciamo meglio di tutti, che conoscete meglio di tutti, secondo me, è il fotone, indicato con questo simbolo, che è la particella della luce. Il fotone media la forza elettromagnetica. Poi abbiamo il gluone che permette ai quark di stare insieme e che media la forza forte, che è un'altra forza della natura. E poi abbiamo due particelle, la Z0 e il W, carica o più o meno, che sono due particelle mediatrici della forza debole. E infine abbiamo il fantastico bosone di Higgs, di cui tutti avrete sentito parlare, che è un bosone sempre, è un bosone scalare, e questa è tutta un'altra storia, ma il bosone di Higgs è quello che contribuisce, praticamente il campo di Higgs, a creare massa a tutte le altre particelle. Ma perché io vi ho fatto vedere questo zoo delle particelle, che ce ne sono tante? Perché siccome la materia oscura non può essere fatta da queste particelle, noi dobbiamo ipotizzare che esistano delle particelle diverse che non rientrano nel modello standard. Quindi dobbiamo ipotizzare una nuova fisica che vada oltre il modello standard delle particelle. Una nuova fisica potrebbe essere, l'hanno individuata nella supersimmetria, SUSY, supersimmetria. La SUSY, si chiama veramente così, non è che no, l'ho voluta mancare di rispetto alla supersimmetria, questa teoria prevede che per ogni particella del modello standard delle particelle esista una superparticella corrispondente che abbia massa uguale ma abbia un diverso spin. Lo spin è una caratteristica quantica delle particelle, praticamente è la quantità di moto, possiamo dire così, il momento angolare, perdonatemi la brutalizzazione, la rotazione di queste particelle, e quindi uno spin opposto. Andiamo avanti, ma quello che sì, va bene, quindi praticamente, come vedete in quell'immagine, si ipotizza che per ogni particella possa esistere una sua particella supersimmetrica. Che nome abbiamo dato a queste superparticelle? Le abbiamo chiamate mettendo la S davanti al nome della particella corrispondente. Per esempio, se nel modello standard abbiamo l'elettrone, la particella supersimmetrica dell'elettrone è il selettrone, abbiamo aggiunto la S di supersimmetria davanti. Se abbiamo il quark nel modello standard, abbiamo lo squark, la particella supersimmetrica dei quark è il squark. Se abbiamo questo è bellissimo, se abbiamo la particella W, ecco, allora per le particelle di materia, cioè i quark e i leptoni, si mette la S davanti al nome della particella. Per i bosoni, invece, che sono le particelle intermediatrici delle forze, vengono fatti dei diminutivi. Per esempio, per il fotone c'è il fotino è la particella supersimmetrica del fotone. Questa è bellissima. Per il bosone W c'è il vino a me piace, è la mia particella, spero che la scoprano, la particella vino. La particella supersimmetrica dello Z, del bosone Z, è lo zino addirittura, e vabbè, ma questa è solo una, i nomi, le cazioni dei nomi che hanno fatto.
Tra queste particelle supersimmetriche si ipotizza che ci sia il neutralino. Il neutralino, che non è la particella supersimmetrica del neutrino, perché la particella simmetrica del neutrino si chiama sneutrino. Il neutralino è un oggetto complesso che è formato dal fotino, dallo zino, che è la particella supersimmetrica del bosone Z, e da due particelle supersimmetriche di Higgs, che è l'Higgsino. Allora, spero di non avervi complicato l'idea, questa era solo una panoramica, ma per farvi capire che si ipotizza l'esistenza di particelle nuove non ancora scoperte, per capire di cosa possa essere fatta la materia oscura. Andiamo avanti. Ci sono ancora anche delle osservazioni indirette, stiamo cercando. Noi cerchiamo di scoprire, pensiamo, come esiste la materia composta da quark, composta da elettroni, protoni e tutto. E sappiamo che esiste anche l'antimateria, da non confondersi con la materia oscura. L'antimateria esiste, c'è, la sappiamo riprodurre anche in laboratorio, nei grandi acceleratori di particelle al CERN, ed è semplicemente le nostre particelle con la carica opposta. Quando materia e antimateria si interagiscono, si annichiliscono, si distruggono, ok? Allora abbiamo ipotizzato che anche la materia oscura possa avere la sua antimateria, o comunque possa essere soggetta a dei processi di annichilazione nello spazio. Quindi se due particelle di antimateria si scontrassero nello spazio, noi ovviamente non le potremmo rilevare perché non emettono onde elettromagnetiche, e però dalla loro annichilazione, siccome dall'annichilazione di materia e antimateria nostra viene un sacco di energia e anche creazione di particelle, da questa annichilazione potrebbero nascere, essere prodotte delle particelle che noi conosciamo, quark, leptoni, bosoni, che poi possono decadere e formare altre particelle. In particolare, matematicamente, secondo questo modello, si è dimostrato che potrebbero decadere e potrebbero trasformarsi in prodotti finali in elettroni e positroni. Il positrone è l'antimateria dell'elettrone, cioè un elettrone con segno positivo anziché negativo, e in antiprotoni e protoni. Quindi, se noi cerchiamo nello spazio un eccesso di questa materia finale, un eccesso di elettroni, di positroni, di neutrini, di antineutroni e di protoni, noi potremmo, senza che ci sia un fenomeno fisico nelle vicinanze che sia causa di quell'eccesso di produzione di particelle, noi potremmo avere la prova che questo eccesso di particelle è causato da un fenomeno che non conosciamo e che potrebbe essere l'annichilazione di materia oscura. Allora, abbiamo ipotizzato quindi che la materia oscura debba essere composta da particelle di origine non barionica, che chiamiamo, al contrario dei machos, che i machos sono composti da materia barionica, WIMPs. WIMPs, WIMP, nello slang americano, vuol dire deboluccio, sempre stanco. Quindi al contrario dei macho, anche questo è stato fatto apposta, perché hanno il senso dell'umorismo i fisici. Quindi WIMPs vuol dire particelle massive, debolmente interagenti, perché la materia oscura deve avere queste caratteristiche. Vediamo le caratteristiche della materia oscura. La materia oscura, le particelle WIMP ipotizzate, la particella di una materia oscura deve essere neutra, cioè priva di carica elettrica, altrimenti noi la vedremo. Deve essere pesante, massiva, perché deve produrre gli effetti gravitazionali delle galassie che noi vediamo e che osserviamo. Deve essere fredda, cioè deve avere una bassa velocità, perché solo con una bassa velocità materia fredda può favorire l'aggregazione di materie, può formare dell'aggregazione di materia, può costituire i semi su cui poi sono nate le galassie.
non deve interagire con la materia bariolica se non debolmente, e non deve interagire neanche con se stessa se non debolmente. Deve interagire solo praticamente gravitazionalmente e deve essere stabile, cioè non deve decadere. Tra queste ipotetiche, questo è il modello della cosiddetta materia oscura fredda, perché poi c'è anche un modello della materia oscura calda che ipotizza tutte queste cose uguali, identiche, però dice che è una materia calda con velocità più elevate. Però ultimamente questa ipotesi non sta andando per la maggiore, e quello su cui si punta è il modello della cold dark matter. Allora, qui per capitolare abbiamo visto che la materia oscura può essere composta in parte da materia ordinaria barionica come noi la conosciamo, fatta da protoni e da neutroni, che possono essere i cosiddetti resti di stelle massicce, stelle molto dense, stelle di neutroni, buchi neri, nane brune, oggetti compatti, i cosiddetti machos, che si pensa siano localizzati soprattutto nell'alone della nostra galassia, ma dagli studi che sono stati fatti abbiamo visto che più del 15% non assolvono questa funzione. E poi c'è la materia oscura che stiamo cercando, la materia oscura non barionica, quindi composta da non particelle di materia come noi la conosciamo, e in particolare con la cold dark matter, materia oscura fredda, deve essere composta da particelle con le caratteristiche delle ipotetiche particelle WIMS, particelle debolmente interagenti. E poi ci può essere, abbiamo detto, la materia oscura calda, che si pensa che possa essere composta forse dai neutrini. I neutrini non sono fatti di protoni e neutroni, però si è visto una volta il neutrino era il candidato ideale. Si pensava che in realtà la materia oscura fossero i neutrini, invece poi si è scoperto che così non è, perché i neutrini viaggiano a velocità relativistiche quasi simili alla velocità della luce, e quindi sono troppo veloci non potrebbero avere quella pesantezza necessaria a rendere stabili degli ammassi e aggregati di materia. Andiamo avanti. Ecco, c'è un altro fatto: stiamo cercando la materia oscura perché pensiamo che la Terra ruota intorno al Sole, ma il Sole, che è posto alla periferia della galassia spirale, ruota intorno al centro della galassia spirale. Quindi noi, insieme al Sole, ruotiamo intorno alla galassia. Quando ruotiamo durante la nostra rivoluzione intorno al Sole, ci sarà un momento in cui noi ruoteremo, la Terra ruoterà intorno al Sole nello stesso senso di rotazione della galassia, e ci sarà un tempo, altri 6 mesi dell'anno, in cui invece la rotazione della Terra sarà opposta a quella della rotazione della galassia. Quindi questa variazione ci sarà, è come guidare: una volta guidiamo nello stesso senso del vento, e una volta guidiamo contro vento, il vento ci viene in faccia. Quindi quando il vento di materia della galassia ci viene in faccia, noi dovremo rilevare un eccesso di particelle, o una differente, dei conteggi differenti di particelle. Sono stati fatti degli studi ai laboratori nazionali del Gran Sasso, dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. L'esperimento che ha studiato questa diversa modulazione annuale del flusso di particelle è l'esperimento Dama-Libra, e ha trovato effettivamente, l'esperimento Dama-Libra ha trovato che a distanza di 6 mesi, ripetutamente per anni ha fatto queste misure, ha trovato che ci sono delle misure diverse ogni 6 mesi a seconda appunto del moto della Terra, se è contrario a quello della galassia oppure no. Non sappiamo ancora bene a cosa sia dovuta
questa diversa modulazione del flusso di particelle si pensa che sia dovuta alla materia oscura, ma non si hanno ancora le prove. Questa rappresenterebbe una delle più grandi prove della materia oscura, però deve essere, come tutti gli esperimenti in fisica, deve essere confermato da un altro esperimento. Nessun altro esperimento ha ancora rilevato questa diversa modulazione del flusso di particelle, solo questo esperimento dà la libra del Gran Sasso. Quindi vedremo se sarà confermato. Passiamo in chiusura, siamo in chiusura, volevo farvi vedere degli esperimenti interessantissimi. Anch'io, come il nostro amico Marco Bruno, che ci ha fatto vedere degli esperimenti bellissimi sui neutrini la volta scorsa, e ha fatto una spiegazione meravigliosa della parte sperimentale, volevo farvi vedere anch'io qualcosa di sperimentale, perché ho apprezzato molto quella parte. Ovviamente non sono scesa nel tecnico come lui, perché lui è veramente bravissimo, un tecnico bravissimo, io ho cercato di semplificare. Allora, il primo esperimento di cui vorrei parlarvi è lo Xeno Dark Matter Experiment, che si svolge al Laboratorio Nazionale del Gran Sasso. La responsabile è un italo-americano, la cito perché è italiana, Elena Aprile, ed è la responsabile, e lei dirige questo esperimento, e ho avuto il piacere di ascoltarla 2 anni fa al Festival della Scienza di Genova, e ha tenuto proprio una conferenza su questo esperimento molto molto interessante. Andiamo avanti. In cosa consiste lo Xeno Dark Matter? Allora, sulla rilevazione diretta delle WIMP, il principio è questo: arriva una WIMP che non interagisce con la materia, però un pochino sì, debolmente sì, una volta ogni miliardo di miliardi di miliardi di secondi interagirà. Interagisce con un nucleo della sostanza del rivelatore, che poi vedremo che cos'è, e dà un urto a questo nucleo. Quindi noi che cosa vediamo? Non osserviamo la particella di materia oscura, osserviamo l'energia del rinculo del nucleo, dello spostamento, e siamo in grado di misurare questi spostamenti, queste energie di rinculo, e le andiamo a osservare. Allora, lo Xenon praticamente è un esperimento meraviglioso, praticamente ha un rivelatore, è una specie di matriosca, sono tutte delle matriosche questo esperimento. Partiamo dal cuore delle matriosche. Sapete, le matriosche sono quelle bambole di legno russe una dentro l'altra, dalla più grande alla più piccolina. Dentro, indica qui Francesco, se riesce, anche se è bianco, il cuore dell'esperimento c'è il rivelatore, che è una camera a proiezione di tempo, TPC è il suo termine tecnico, ma non importa, memorizzare i termini è il concetto. Questa camera ha dentro di sé praticamente un gas nobile, lo xenon, liquefatto, veramente una camera bifasica, perché è allo xenon liquefatto e sopra una coltre di gas a livello gas, xenon a livello gassoso. Quello che è importante è lo xenon liquido. Lo xenon liquido, per liquefarlo, deve essere raffreddato, perché si diventa lo stato liquido solo se è raffreddato a una temperatura molto bassa. Vedete, lo xenon liquido è a meno 95 gradi Celsius sotto lo zero. Allora, praticamente, poi fuori di questa piccola camera c'è un enorme cilindro, guardate le dimensioni dell'omino, di questo omino azzurro, le dimensioni dell'omino rispetto a questo enorme cilindro che è alto più di 10 metri, sì, come un palazzo di 3 piani, ed è interamente riempito di acqua, perché l'acqua ferma i protoni e i neutroni, che sono i raggi cosmici. Prima di tutto vi devo dire che questi esperimenti sono stati fatti al Gran Sasso a 1400 metri sottoterra, sotto il suolo, e tutti gli esperimenti di questo tipo vanno fatti sottoterra per evitare il disturbo atmosferico dei raggi cosmici o delle particelle che arrivano dall'atmosfera
e che possono disturbare i falsi segnali. Quindi questa enorme struttura, come un palazzo di tre piani, è immerso in 700 metri cubi di acqua, acqua ultra pura, e quindi è schermata. Quando una WIMS deve prima attraversare 1400 metri di roccia per arrivare sotto, poi deve attraversare i 700 metri cubi di acqua dell'enorme cilindro da 10 metri di acqua, poi deve attraversare, finalmente arriva nello xenon liquido. Lo xenon liquido per sua natura è un rivelatore, proprio per la sua composizione atomica si vede benissimo il rinculo dei nuclei dei suoi atomi quando una WIMS colpisce questi nuclei. Deve arrivare a questo xenon liquido, quando arriva provoca una scintillazione, un lampo di luce che viene rilevata dai fotomoltiplicatori, che sono i nostri occhi, diciamo, per rilevare il segnale. E quindi questo è un esperimento, ma andiamo avanti. Ma vi voglio parlare sempre del Laboratorio Nazionale del Sasso. Il futuro è questo: non usare non solo lo xenon, ma un altro gas nobile, l'argon. Questo esperimento si chiama Dark Side Experiment. Questo esperimento è sempre sottoterra nel Laboratorio Nazionale del Gran Sasso. E qui vedete, allora, attualmente c'è un piccolo contenitore centrale, il cuore dell'esperimento, dove ci sono 150 kg di argon liquido a meno 189 gradi sotto zero. Poi questo argon liquido è circondato da una sfera di 30 tonnellate di liquido scintillatore a base di boro per schermare i neutroni. E non basta la sfera con liquido scintillatore per schermare, c'è un ulteriore cilindro del diametro di 11 metri e alto anche questo più di 10 metri, tutto che contiene 1000 tonnellate di acqua per schermare raggi cosmici. Quindi praticamente cosa succede? La particella WIMP arriva sulla Terra, attraversa 1400 metri di roccia, va sottoterra, attraversa 1000 tonnellate di acqua del cilindro, attraversa il liquido scintillatore della sfera a base di boro, e poi finalmente penetra nella camera dove c'è l'argon liquido. Quindi capite bene che perché si fa tutto questo? Perché nella nostra aria c'è della radioattività. E allora, adesso vi parlo dell'argon. L'argon è un gas nobile che compone l'aria. La nostra aria, grosso modo, è composta, l'aria che respiriamo, dal 78% di azoto, dal 21% di ossigeno e da un po' meno dell'1% di argon. Quindi l'argon è un elemento, che si trova abbondantissimo sul nostro pianeta e viene usato anche un sacco di industrie, diciamo così, non industrie, un sacco di posti dove si distilla l'aria. L'aria viene liquefatta, si distilla, perché si separa l'azoto dall'ossigeno e dall'argon, vengono separate, perché questi materiali si possono usare a un sacco di usi industriali. Quindi noi potremmo benissimo, per cui vorremmo aumentare la potenza di questo esperimento Dark Side, e i 150 kg di argon liquido vorremmo farli diventare 50 tonnellate di argon, ma non sappiamo dove trovarlo l'argon. Voi direte, ma se si distilla dappertutto nel mondo l'argon, perché non sai dove trovare 50 tonnellate di argon? Perché a noi non serve un argon normale. Nell'aria ci sono due isotopi dell'argon, c'è l'argon 40 e l'argon 39. Andiamo avanti. Allora, intanto qui vediamo, ma velocemente, di nuovo una slide sull'esperimento Grand Side.
Dark Side, dove vediamo appunto la sfera con all'interno l'Agon, la camera con l'Agon liquido. Allora, l'Agon che respiriamo nell'aria si trova sia come Agon 40, che ha 18 protoni e 22 neutroni, sia come Argon 39, che è un isotopo dell'Argon, che ha 18 protoni e 22 neutroni. È un isotopo perché ha un neutrone e 21 neutroni, scusate, è un isotopo perché ha un neutrone in meno. Ora, l'Argon 39 che noi respiriamo è radioattivo, ma fa parte di quella radioattività naturale che non causa nessun problema né alle piante né agli animali, ma tantomeno a noi stessi. Ed è veramente una parte bassissima di radioattività, ma ai fini dell'esperimento, se noi prendiamo un argon già con una sua radioattività naturale, quindi che decade, noi inquiniamo l'esperimento, perché potremmo scambiare il segnale radioattivo per un effetto della materia oscura. Quindi noi abbiamo bisogno soltanto di materiale stabile, abbiamo bisogno solo dell'Argon 40. Quindi noi dobbiamo prendere, prima scindere l'Argon dall'atmosfera e poi all'interno dell'Argon prendere solo, per questo esperimento, l'isotopo Argon 40. E che cosa abbiamo fatto? L'idea geniale. L'idea geniale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica e della regione Sardegna è di convertire una miniera in Sardegna, una miniera di carbone nel Sulcis Iglesiense, che è una parte della Sardegna occidentale, una parte della Sardegna occidentale dove ci sono tantissime, c'erano per tradizione tantissime miniere di carbone, l'abbiamo riconvertita in un impianto di distillazione criogenica dell'aria. Quindi è stata costruita una torre di distillazione criogenica, cioè criogenica per mezzo del freddo, della temperatura, per la produzione di isotopi stabili di altissima purezza. L'altezza di questa torre è di 350 metri, una 350 metri e sottoterra. Io vi consiglio di andare, non credo che sia visitabile, sicuramente entra in produzione, no? È stata inaugurata a ottobre del 2018, quindi è pochi mesi che è in funzione, ma poi sicuramente, come nelle intenzioni, verrà fatto anche un centro visitatori, verranno tenute anche conferenze in questa struttura e quindi sarebbe da visitare. Questo per dire che il progetto ARIA è chiamato progetto ARIA e fornirà al Laboratorio Nazionale del Gran Sasso l'Argon 40 di cui c'è bisogno in quantità massicce per il progetto Dark Side. Quindi la Sardegna ad altissimi livelli è il primo al mondo di impianto di questo genere sottoterra di questa distillazione. È veramente un progetto di cui dobbiamo essere tutti quanti molto orgogliosi, che creerà sicuramente un sacco di anche di posti di lavoro e che non inquina come carbone. Allora, questo è quanto volevo dirvi di questi progetti sulla materia oscura. Quindi, ricapitolando, la materia oscura agisce solo, studiamo i suoi effetti gravitazionali. Sono giuste le obiezioni di chi dice controlliamo che non sia invece un problema delle nostre teorie sulla gravità, che devono essere affinate, è giusta questa obiezione, ma deve essere dimostrata ovviamente. E per il momento le prove, le evidenze, i fisici sono tutti convintissimi e ci sono state provate, hanno prove provate dell'esistenza della materia oscura, ma non sappiamo cos'è. Andiamo avanti. Ecco, per ultimissimo,
al CERN nel 2021 entrerà in funzione un esperimento, il FASER, per la ricerca della materia oscura. Praticamente nel grande anello di acceleratore del CERN di 27 km di circonferenza, dove vengono fatti scontrare due fasci di protone di protoni ad alte velocità per produrre particelle esotiche, diciamo così, attraverso questo procedimento è stato scoperto il bosone di Higgs. Allora, in questo anello praticamente se si dovessero formare delle particelle di materia oscura, le particelle di materia oscura non curvano in questi acceleratori, perché la particella di materia oscura non interagisce, abbiamo detto, con la materia ordinaria, passa dritta, va dritta, quindi sono stati costruiti dei tunnel, è stato costruito in particolare questo tunnel, non mi ricordo se di quanti metri di lunghezza, e praticamente queste particelle manterranno ininterrotta la loro traiettoria retta e saranno incanalati in questi tubi e verranno studiati con questo esperimento, perché non verranno piegate dai magneti. Per piegare i fasci dei protoni ci sono dei magneti superconduttori che obbligano le particelle cariche elettricamente a seguire il percorso. La materia oscura, abbiamo visto, non è carica elettricamente. Questo è l'esperimento FASER, diciamo che è anche questo, insieme a DarkSID e a Xenon del Gran Sasso, sono gli esperimenti di punta da cui ci aspettiamo grandissimi risultati, incrociando le dita. Quindi, andando avanti, io ho concluso qua. E vi ringrazio a tutti tantissimo per l'attenzione. La differenza tra i machos e le VIP è che i machos sono oggetti massivi, ma sono fatti di materia conosciuta, ordinaria, di atomi con protoni e neutroni, con particelle, del modello standard delle particelle che noi conosciamo. Le WIMPs sono invece, quindi i machos esistono, ne hanno trovati 8 con, cioè ne hanno trovati, esistono e sono degli oggetti massicci, qualunque oggetto massiccio del cosmo, che agisce gravitazionalmente. Le WIMPs sono particelle che noi teorizziamo e che non sono ancora state scoperte, se mai saranno scoperte, probabilmente sì, però che noi teorizziamo, e che non sono fatte di quella materia dei machos. Quindi al di là delle dimensioni è proprio un tipo di costituente di materia che è diverso. Sì, ma se fossero piccolissimi e noi non riuscissimo a vederli, non la loro massa messa insieme non sarebbe sufficiente, perché più è piccolo più massa ha, non sarebbe sufficiente la massa ad avere un effetto gravitazionale. Credo, grazie a lei. Ci sono altre domande? Buongiorno.
l'esperimento Dama Libra, che ha trovato un diverso flusso di particelle ogni 6 mesi nello spazio a seconda del moto della Terra, però non si sa a che cosa sia dovuto. Gli altri non hanno dato ancora risultati, però hanno affinato i parametri che la ricerca sta diventando sempre più sensibile. Quindi noi per questo vogliamo più largo e più grosso, perché vogliamo avere una sensibilità ancora maggiore. Purtroppo fino adesso non abbiamo dato nessun risultato. Grazie a lei. Sì. Sì. Quando è che abbiamo fatto? Sì. Speriamo che fate. Francesco, devo girare. Vai indietro finché non ti dico basta. E adesso non ricordo, ma mi sembra che la blu indicasse le parti più fredde e la rossa è più calda, lo vediamo subito. E le parti più fredde e più calde che corrispondono alle parti più dense o meno dense. Eccola ferma. Sì, le parti blu sono quelle più fredde, meno dense, e le parti. Sì, sì, sì. No, questi sono colori falsi, potevamo mettere anche il violetto e il verde qua, non è il colore dell'universo. Io ho una domanda perché quando parlavo del caso che si trova il caso intergalattico, no? Sì. Mi chiedo perché non è stato attratto gravitazionalmente dalla materia scura? Perché è attratto gravitazionalmente dalla materia scura e si trova circondato da ogni materia scura. Ah, quindi una attrae a sé rispetto ad attrarre la nostra galassia. Sì, o attrae o confina o tutti e due i meccanismi, sia di attrazione, perché la materia oscura attrae perché agisce gravitazionalmente, quindi provoca attrazione gravitazionale, ma anche può inglobare o circondare, confinare con la sua azione gravitazionale determinate zone di materia che possono essere o gas o stelle. Faccio un'altra domanda? Sì, sì. Parlavi di ammassi galattici, no? Sì. Noi non siamo nessun ammasso galattico, siamo una galassia. No, in realtà sì, noi siamo la nostra galassia, fa parte del gruppo locale, che è un piccolo mini ammasso gruppo di galassie di circa 70 galassie. L'ammasso locale, chiamato proprio così, a sua volta, fa parte dell'ammasso della Vergine, che è un ammasso il quale a sua volta fa parte del superammasso della Vergine, in un gioco di cluster ammassi sulle scatole cinesi, dai massi più piccoli che sono contenuti da massi più grandi. Praticamente, diciamo, una galassia tra le due mezzo dovrebbe vedere una galassia molto grande, perché appunto la proporzione della galassia rispetto alla distanza che c'è dalla galassia vicina sembrano veramente cose molto grandi. No, allora, da quelle foto sembra che le galassie siano vicinissime tra loro. In realtà la distanza tipica di una galassia all'altra, cioè comunque sono milioni di anni luce, quindi dove trovano una galassia di Andromeda, cioè sicuramente vedranno degli eventuali osservatori di quelle galassie, sicuramente vedranno un centro più ricco di galassie, questo sì, certo. Però non è che le vedranno enormi nel cielo, vedranno più galassie. Con i loro telescopi vedranno il cielo più affondato di galassie. Bene, allora grazie.